Mi dispiace dirlo, ma quest'anno è un bollettino di guerra e non potrebbe essere differentemente. Un salto indietro nel passato, ci stiamo tutti leccando un po' le ferite, il mal comune mezzo gaudio, non mi fa piacere, però l'unica consolazione è che questa è una situazione generalizzata a livello internazionale, quindi non dobbiamo quantomeno buttarci nessuna colpa addosso. La situazione è quella che avete potuto leggere nel comunicato stampa che vi è stato consegnato. In ogni caso i numeri di un'economia in ribasso e non poteva essere differentemente. La nostra provincia soffre in maniera particolare nelle mani. Come è provincia dinamica e pronta a ripartire dopo le avversità, come lo è stato anche dopo l'ultima crisi, è una provincia sensibile a questi scossoni dell'economia e al contrario di altro tende ad avere dei numeri peggiori. I numeri peggiori si riverberano sia nell'economia sia nell'occupazione. Vi do un dato su tutti, l'export, di cui andiamo sempre molto fieri in questa provincia, è un dato regionale ma sicuramente sarà confermato se non peggiorato a livello provinciale, purtroppo comunque l'export nella regione è diminuito del 13%. E sono numeri da guerra civile, sono, cioè noi che diciamo viviamo di questo, questo l'abbiamo sempre detto nelle altre conferenze stampa, e noi che viviamo di questo abbiamo dovuto quest'anno, ma tutti lo possono capire, il primo lockdown è stato tragico per tutti, con chiusure generalizzate, ma poi, come ben sapete, ci è preclusa a tutti quanti la possibilità di viaggiare e quindi chi vive di export soffre di mancanza di viaggio, di relazione. Diciamo che nella sventura abbiamo imparato anche a ottimizzare i nostri tempi, a lavorare meglio, usare gli strumenti della tecnologia, ma come potrete capire questo non basta. Insomma, ecco. Il commercio, la buona economia vuole anche la relazione umana e questa è mancata molto nell'economia come è mancata molto a tutti noi privati cittadini. Parlavo questa mattina con un amico, cioè le feste, siamo stati confinati in casa, e non critico assolutamente l'imposizione, ma il dato di fatto è che ci manca la relazione umana, insomma, che forse è la cosa più importante della nostra vita, lo verifichiamo adesso. Beh, le difficoltà lo abbiamo visto nelle chiusure delle aziende, in questi lockdown, il primo magari più lungo, gli altri su alcuni settori, hanno messo a tappeto parecchie aziende. Le prospettive in questo anno sono state sempre più difficili, lo abbiamo visto. Abbiamo cercato insieme alla Regione Marche, come Camera di Commercio, di mettere in campo dei ristori o dei finanziamenti utilizzando anche Confidi, il sistema bancario. Lo abbiamo fatto raddoppiando le quote per i voucher su alcune fiere che ancora si potevano realizzare su alcuni settori. Abbiamo inserito un bando B2B per i showroom virtuali, ovvero far iniziare a ragionare le imprese dell'esportazione in questo periodo delicato sulle fiere digitali. Lì con la Regione abbiamo avuto un enorme successo, oltre 3 milioni di investimento dati, 600 imprese che hanno aderito, perciò abbiamo iniziato un bel progetto. Abbiamo continuato i punti di impresa digitale con i voucher sulla digitalizzazione, anche qui circa 300 aziende hanno aderito a questo voucher che abbiamo messo in campo proprio alla fine di novembre, metà novembre, fine di novembre, e anche qui delle aziende iniziano a ragionare su questo volano che nei prossimi mesi sarà determinante per poter agganciare alcune linee di economiche future. Mi hai detto prospettive del prossimo anno, prospettive non sono semplici. Uno, dobbiamo vedere se questa pandemia riesce a terminare, se questa pandemia con il vaccino si può debellare, e allora potremo iniziare a contare quelle imprese che sono rimaste sul mercato, vedere quelle che non riescono a stare sul mercato, come poterle aiutare per non perdere forza lavoro e per non perdere anche un sistema produttivo come Regione Marche, che deve essere importante per noi. Altresì io vedo che a livello nazionale ci sono delle normative che vengono applicate anche su indicazione dell'Europa che non tengono conto minimamente della realtà
economica dell'impresa italiana. Faccio riferimento al discorso dei famosi 100 euro di sconfinamento oltre 180 giorni, che può significare anche la scomparsa dell'impresa, posizionandola con un rating negativo e mettendola come sofferenza. Di conseguenza perderemo delle aziende che hanno ancora la forza di restare sul mercato, hanno un know-how importante, hanno una manodopera specializzata che noi potremo soltanto vantarci nei prossimi anni ad averla ancora dentro le nostre aziende. Da qui con la Regione Marche auspichiamo una collaborazione come molto forte. Lavoreremo insieme a loro per individuare quelle linee che possono essere utili come Camera di Commercio. Tra le varie incontri che noi abbiamo fatto, abbiamo percepito che delle linee importanti sono anche un'aggregazione fra imprese su alcuni settori importanti. Oggi qui noi siamo al cantiere Rossini, perciò sulla nautica. Vorrei ricordare che nel 2019 a Tipicità in Blu lanciai l'idea di fare un evento sulla subfornitura della nautica, proprio perché anche questo settore è un settore che noi potremo sviluppare nel prossimo futuro, un settore che può interessare sia il mondo scolastico con gli ITS della formazione, sia le scuole professionali. Possiamo trovare delle sinergie, delle aggregazioni in una filiera con alcune di queste imprese più strutturate, e poter far entrare dentro questo volano della nautica e di questo business tante piccole e micro aziende che magari sono di altri settori. Ecco, come vedi, le prospettive noi le potremo avere. Certo, tutto dipenderà dal tempo in cui terminerà questa pandemia. Ecco.